Professor Sen, la riforma della pubblica amministrazione che è stata avviata in Italia ha messo al centro i principi di etica e di integrità. Questo può influire sui servizi che la pubblica amministrazione eroga e sulle performance nei confronti di cittadini, imprese e tessuto sociale? Well, I think the first thing to recognize is that l'erogazione di servizi è una delle principali funzioni di qualsiasi governo di un certo livello e quindi il modo di vedere cosa deve essere erogato con quale efficienza è uno degli esercizi centrali sia della politica che della pubblica amministrazione. Mi auguro di parlare di alcune delle questioni oggi nella mia lectio magistralis, ma la cosa principale è quella che lei ha citato, l'etica. L'etica fa parte della storia, ma nell'applicazione dell'etica, questa applicazione viene limitata non soltanto dal fatto che non ci se ne preoccupa, che a volte si è anche pigri nel cercare di vedere come i vari tipi di servizi pubblici influiscano sulla vita degli esseri umani che dipendono da questi servizi pubblici, vale a dire tutti i cittadini, alcuni in maggiore misura, alcuni minore. Per cui penso che la cosa principale da esaminarsi sia la natura intelligente e informata dell'applicazione. E la domanda e la questione dell'etica fa parte integrante di tutto ciò, cosa che però si accompagna alle questioni di economia, affordability e così via. Professor Sen, quale può essere il rapporto tra etica ed apprendimento nell'ottica della formazione del capitale umano? I must say first that I don't like the term human capital much, because you know that takes human being not as being valuable in themselves. Devo dire innanzitutto che il termine capitale umano non mi piace granché, perché questo fa sì che gli esseri umani vengano presi non nel complesso del loro valore ma come qualcos'altro e lo vedo un po' come Hume, perché gli esseri umani vengono trattati come degli oggetti e gli oggetti in se stessi non sono un qualcosa che può comprendere l'essere umano, per cui il capitale umano è un qualcosa che implica un concetto di macchina, diciamo che sono esseri umani che vanno visti con il termine aristotelico come capacità umana, quale tipo di fiorire si può dare alla vita umana. Io credo che questa sia una questione che vada analizzata in maniera lucida. Ovviamente questa cosa riguarda la sussistenza, la nutrizione, l'assistenza umana e riguarda anche vari altri elementi, come poter integrare l'essere umano e come rapportarsi alla società e come si può partecipare alla vita pubblica. E c'è quindi una totalità di fattori che vanno presi in considerazione se si guarda l'essere umano come capacità umana, non soltanto come macchina. Quali sono, secondo lei, le competenze e i valori che la classe dirigente di un paese deve avere affinché siano garantiti i diritti e l'equità di trattamento? You know, I think there's no other way of achieving equity but to aim at equity and io credo che non ci sia altro modo di ottenere l'equità se non mirare ad ottenerla e preoccuparsene. Io non credo che l'equità sia poi un concetto così complicato. Non è certo una chirurgia cerebrale ciò che stiamo esaminando. Io credo che la ragione principale per cui l'equità sia spesso trascurata è perché non se ne presta sufficiente attenzione. Uno degli argomenti che affronterò nella mia lettura magistrale quello che succede e quello che può essere successo per esempio di recente in Grecia o quello che può succedere in Italia, in Francia, perché purtroppo determinate cose vengono considerate come facili da tagliare, ma quello a cui si mira non è
il taglio, quello a cui si mira è creare un equilibrio netto dei benefici che si ottengono dal taglio dei costi e i benefici che si perdono nel non avere quei servizi. Quindi l'equità interviene laddove si va a vedere come ciò si ripercuote sulle persone. Ovviamente non so qual è l'attuale dibattito in Italia perché sono arrivato soltanto ieri sera, non sono neanche 24 ore che sono qui e quindi non ho avuto modo di leggere molte delle presentazioni dei documenti, ma se guardiamo all'America, molti dei benefici che vengono facilmente tagliati sono legati al sostegno ai poveri, al sostegno alle madri single con figli da crescere, molto spesso sono legati al taglio del sussidio alla disoccupazione e così via. Queste sono questioni di grande importanza per la vita umana e va visto tutto ciò rispetto a molte altre cose dove si può risparmiare. Per esempio in America sicuramente non verranno tagliati i sussidi all'agricoltura che non vanno ai poveri, quindi si tratta di essere intelligenti circa l'equità, perché vogliamo non soltanto l'equità ma anche un'applicazione intelligente delle questioni che riguardano l'equità nelle nostre scelte politiche. Professor Tria, etica, democrazia e pubblica amministrazione. Quali sono le azioni che la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ha previsto su questo tema? Il compito della scuola è quello di formare i dirigenti della pubblica amministrazione e lo farà seguendo le direttive della riforma della pubblica amministrazione, che sono sintetizzabili nelle parole chiave del merito e del premio al talento, e questa è una componente, è un fattore molto etico. La scuola deve contribuire a creare l'ambiente in cui tutti i funzionari pubblici, i dirigenti pubblici possano esprimere le loro potenzialità, le loro capacità anche di innovatori, e questo ha un rapporto anche con la democrazia, perché come dicono gli inglesi, la accountability, cioè dar conto ai cittadini di quello che la pubblica amministrazione fa attraverso la totale trasparenza, è un fattore fondamentale di democrazia. Diciamo, c'è un confine tra attività amministrativa e attività politica, ma le politiche si attuano attraverso la pubblica amministrazione. Quindi io credo che se la pubblica amministrazione dà conto di quello che fa ed è efficiente, in questo modo anche la politica non avrà alibi e dovrà dar conto del proprio politico.